Intanto voglio dire che noi abbiamo iniziato questa battaglia con il comitato e con le mamme. Siamo presenti oggi qui, io e la collega Barbara Stella e il Movimento 5 Stelle, ci siamo sempre stati e continueremo questa battaglia. La carenza è una carenza cronica e vergognosa. Purtroppo ci sono stati dei pensionamenti non rimpiazzati e le mamme con i bambini sono costretti a fare lunghissime liste d'attesa per farsi visitare dal pediatra e percorrere diversi chilometri perché non è coperto tutto il territorio della Val Pescara. Noi abbiamo trovato una soluzione, si può andare tranquillamente in deroga a quelli che sono gli accordi, la regione d'Imperio può inserire, introdurre nuovi pediatri e servirebbe almeno un altro pediatra, la soluzione c'è, è stata trovata, c'è solo da capire la volontà dell'amministrazione regionale. Da quel che mi sembra di capire, perché abbiamo avuto un'interlocuzione diverse volte con l'assessore regionale alla sanità e non solo, non c'è la volontà da parte dell'amministrazione regionale, per questo si è deciso di fare questa manifestazione e io, se non si trova una soluzione oggi, proporrei di manifestare ad oltranza, perché solamente la giusta e concreta manifestazione democratica può forse spingere la maggioranza di centrodestra a cedere e quindi a far erogare un servizio essenziale per le nostre famiglie dell'entroterra.